Ciao a tutti, cagnacci, e lo so, già saranno arrivati i primi. Che cazzo vuoi, coglione di merda? Ma perché devi usare YouTube nel titolo per fare le visualizzazioni? Perché il mio scopo è vincere l'omofilia. Che cos'è l'omofilia? Penso che si dica così, però non ne sono sicurissimo. Sarebbe quel principio che afferma che ai tempi di internet, dove ci sono mille zone sparse per il web e dove ognuno può cercare, può trovare l'ambiente che gli piace di più. Quindi, che cosa succede? Che se noi sosteniamo che il cielo è verde-rosso, su internet possiamo trovare quella bella zona dove tutti quanti pensano che il cielo è verde-rosso. E all'interno di quella cerchia di persone che la pensano come noi, noi riteniamo che l'unica verità possibile sia quella del cielo verde e rosso. E se arriva qualcuno a dire, guardate che il cielo è azzurro e può essere rossastro soltanto in determinati momenti della giornata, solo in particolari condizioni atmosferiche, questi ti etichettano come un controcorrente, un mostro, un troll. Quindi ritengo importante vincere l'omofilia, questa credenza che si crea all'interno di alcune cerchie su internet, e devo entrarci di forza. E per farlo, oh, ho bisogno di un titolo forte che corrisponde ovviamente al pensiero che poi le persone trovano in video, ma che sicuramente, sicuramente saranno sempre argomentate qui sul canale del grandissimo Dell'Imello. Se volete iscrivervi in basso a sinistra, in basso a destra di dove guardate voi, troverete sicuramente un tasto iscriviti cagnaccio. Potete passare tranquillamente con il mouse lì sopra e iscrivervi al miglior canale di YouTube in Italia. Probabilmente questo è il canale del più grande vlogger italiano. E perché sono il più grande vlogger italiano? Perché io tendo ad argomentare le mie opinioni, cerco di darvi una nuova prospettiva sulle cose, vincendo così quella bigottaggine, quelle convinzioni che credete siano intoccabili solo perché vi circondate di gente che la pensa come voi. Allora andiamo a analizzare un attimo il titolo di questo bellissimo e strepitoso video che vi aprirà a mille riflessioni. Per prima cosa, Pantella, Scoma e Caparezza, altro che Yotobi. Adesso vi spiego tutto. Ovviamente i personaggi di questo titolo servono a parlare di un argomento, non ad attaccare loro. Uso degli esempi noti perché se io dicessi Pinguricchio come Caparezza altro che Sparicchio, sicuramente non sarebbero degli esempi che voi potreste capire perché non conoscete i personaggi. Questo preambolo lo faccio anche per far capire un pochino la filosofia che c'è dietro i miei video, perché forse è arrivato anche il momento un pochino di spiegarle. Allora, sono qui a dirvi che innanzitutto sì, Pantella sono come Caparezza. Perché? Perché hanno fatto nell'ultimo loro video una canzone, diciamo, un brano, un pezzo con, diciamo, delle riflessioni politiche, delle riflessioni sociali che sono tipiche un pochino di Caparezza o di Fedez negli ultimi tempi, al di là della qualità delle cose che dicono. Io, come ho sempre sostenuto, Fedez mi piace perché propone un pubblico che probabilmente a certi temi non si interesserebbe affatto. Fedez gli apre delle finestre a questo pubblico per interessarsi anche ad altro, oltre la semplice immagine, oltre la semplice estetica, oltre il semplice ritornello. Poi, che piaccia o non piaccia, quelli sono altri discorsi. Discorsi musicali, come quelli che riguardano ad esempio il mio mito Caparezza. A proposito di Caparezza, ho partecipato ad un video della recensione dell'ultimo album di Caparezza. Io, massimo esperto di musica, ho voluto dire la mia su Caparezza e qui sotto in descrizione trovate il video dove partecipo. Ma andiamo a stringere, andiamo al punto. Voglio fare i complimenti ai Pantellas perché sono loro gli YouTuber big che voglio in questa community. Loro per me sono un esempio di come dovrebbero essere gli altri. Al di là adesso dei feed e non feed, che spero che sempre di più saranno utilizzati, sempre di più gli YouTuber capiranno che se non utilizzeranno i feed la TV ci massacrerà tutti, ma proprio a pesci in faccia. A parte questo, devo dire che ho trovato coraggiosissimo il fatto che questi YouTuber, nonostante il vastissimo pubblico che hanno e probabilmente, giustamente, saranno i prossimi a raggiungere il milione di iscritti, gli faccio veramente tanti auguri, gli auguro che lo raggiungano il prima possibile e gli faccio anche i miei complimenti. Ecco, stimo i Pantellas perché nonostante un pubblico così grande, loro non utilizzano i loro numeri solo per diventare popolari, solo per poi anche guadagnarci giustamente la popolarità. Hanno trovato il coraggio di proporre ai loro numeri, perché le visualizzazioni iscritti non sono solo numeri, ma ai loro iscritti, alle persone che li seguono, di proporre una riflessione.
di denunciare alcune cose, di aprire un dibattito che potrebbe anche ritorcersi contro perché esprimono un parere su certi temi sociali. E quando si ha una vasta scala di pubblico, come quello di Pantelas, che raggiunge quasi appunto il milione di iscritti, non è facile sbilanciarsi su certi temi. Ci vogliono le palle, ci vuole coraggio, e quando qualcuno mette il coraggio rischiando qualcos'altro, come ad esempio magari l'affetto di una parte di pubblico, la mia stima è immensa. Il valore sociale di quello che hanno fatto è immenso. Il testo a me è piaciuto al netto di qualche banalità, ma ripeto, non è quello il punto. Proprio come Fedez, mi piace tantissimo l'idea che si proponga a un pubblico giovane e che soprattutto su YouTube si interessa poco a certe tematiche, si propongono questi temi. Al contrario di Yotobi, però attenzione, dico Yotobi perché è l'esempio più recente che mi serve a spiegare, ma tanti sono come Yotobi. Potrei dire Yotobi come potrei dire Daniele Doesn't Matter, potrei dire Daniele Doesn't Matter come potrei dire Farenz, potrei dire Farenz come potrei dire altre 1000 YouTuber. Soltanto che cosa è successo? Perché dico come Yotobi? È che l'esempio lampante ce l'abbiamo avuto pochi giorni fa quando Yotobi si è prodigato per far partire una campagna su Twitter per avere i DVD di Camera Caffè, proponendo l'hashtag Le Scale. Ora, un personaggio del carisma, della popolarità e dell'influenza di Yotobi sulla piattaforma di YouTube, può essere che trovi soltanto l'ispirazione per far partire cazzate di questo tipo? Io non dico che non si devono far partire le cazzate. Io stesso e il buon Bonetti abbiamo fatto partire una volta Boldi Presidente, perché il cazzeggio ci sta, il divertimento, ha voglia. Però mi sembra strano come certi YouTuber popolarissimi, che hanno anche in questo momento potrebbero avere un grande valore, visto che le nuove generazioni sentono sempre più in TV parlare quel porco di Salvini che grugnisce praticamente, no? Perché dice tutte cazzate, aggredisce verbalmente i diversi. Sì, ci sono delle diversità, aggredisce i deboli di questa società. Ecco, i ragazzini che sentono questi discorsi, quanto sarebbe meglio che ascoltassero quelli di qualcuno che stimano e che dicesse l'opposto? Ovviamente potrebbe anche non pensarla in questo modo su certi temi, Yotobi come altri, come ad esempio può capitare, come è capitato con Zeb89. Quello che dico io però è che Zeb89, a me piace il fatto che parli tendenzialmente, idealmente, mi piace il fatto che parli di qualcos'altro oltre i videogiochi, soltanto che Zeb è pericoloso perché ne parla senza informarsi, ne parla senza sapere, ne parla nel modo sbagliato. Quindi, ok, tu sei omofobo, non ti piacciono l'idea che gli omosessuali si sposino e adottino bambini, va bene, a me sta bene, però non sta bene quando tu davanti a dei ragazzini che queste tue, come si può dire, pregiudizi non li hanno, ti esprimi come sono merda, sacchi di immondizia che vanno buttati. Ecco, quindi ci voglio, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Questo tema lo approfondirò live dal vivo al feed tour di Perugia. Qui sopra in alto a destra vi dovrebbe apparire la campagna Indiegogo per venire, per prendere i biglietti. Stiamo organizzando dei pullman da Milano e Roma per chi volesse venire, dei pullman economici. Quindi contattateci sulla pagina Facebook Fit Tour nel caso foste curiosi. Ed è questo con l'ultima cosa che volevo dire. Viva i Pantellas che usano la loro popolarità non solo per cazzeggiare e per giustamente essere remunerati di quello che fanno, ma anche per lanciare messaggi forti a scapito degli iscritti che potrebbero perdere. Un applauso di nuovo e vi auguro di raggiungere il milione di iscritti il più in fretta possibile. Ciao a tutti, al grandissimo Dell'Imello, il più grande vlogger di YouTube Italia. Sbam.